Vediamo adesso cosa ci risponderà il rettore dell'Università Roma 3. Oggi si svolgerà l'aberrante laboratorio per bambini trans e noi di Provita e Famiglia siamo davanti al rettorato dell'Università Roma 3, che non solo ha approvato, ma ha anche difeso a spada tratta l'iniziativa per consegnare le più di 35.000 firme che abbiamo raccolto con la nostra petizione. Non esistono bambini trans, ma esistono bambini maschi e bambine femmine. Per questo che vediamo lo stop di questo laboratorio. Le parole del rettore sono irricevibili. Quale sarebbe la ricerca che si farebbe con un laboratorio per bambini trans? Dov'è l'imparzialità di questo progetto, dato che è organizzato da attivisti appartenenti ad associazioni LGBT e transgender? Forse il loro punto di vista è leggermente ideologizzato. Non è possibile che vengano utilizzati spazi dell'università e un ricercatore venga pagato con i soldi pubblici per un laboratorio su bambini trans. Chiediamo al rettore dell'Università Roma 3 di pubblicare gli atti e i verbali della riunione del comitato etico che avrebbe approvato questo laboratorio. Vogliamo sapere quali sono le basi scientifiche per aver approvato questo corso. La verità è una sola, che questo laboratorio non ha nulla di scientifico e rischia di avere un impatto negativo sull'identità sessuale dei bambini. Provita e Famiglia sarà sempre dalla parte dei bambini, grazie anche al tuo aiuto. Questa storia non può finire qui. Condividi questo video. In alto i cuori.